Grazie signor Presidente, signora Ministro. Di ieri è la buona notizia del rinnovo del contratto per i vigili del fuoco che riguarda oltre 36.600 unità ed è per questo che sono oggi a chiedere, come indicato nel decreto legislativo numero 139 del 2006 e nonché dal decreto del Presidente della Repubblica numero 76 del 2004. In quel decreto viene per l'appunto riconosciuto il trattamento economico identico al personale permanente e pertanto assoggettato alla contribuzione obbligatoria da parte dell'ente previdenziale. Tutto questo per i permanenti, mentre al personale volontario vengono applicati i limiti di età previsti per il personale di ruolo, per il collocamento a riposo, ma non viene riconosciuta quella che viene definita finestra mobile. Sarebbe assolutamente necessario ed importante un anno in più, tra virgolette, di servizio volontario che consentirebbe di mantenere per un periodo limitato personale altamente qualificato ed importante per il servizio volontario. Sono quindi a chiederle, signora Ministra, quali iniziative intenda adottare per sollecitare Grazie. l'estensione. Grazie. La Ministra dell'Interno, Luciana Borges, ha facoltà di rispondere. Prego. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole interrogante chiede di estendere ai vigili del fuoco volontari quel particolare istituto previdenziale definito finestra mobile che consente di differire il pensionamento per il personale di ruolo dal momento di raggiungimento del requisito anagrafico a quello di maturazione del requisito contributivo. Premetto che il decreto legislativo 8 marzo 2006, numero 139, nel distinguere il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in personale di ruolo e personale volontario, prevede che per questi ultimi si instauri un semplice rapporto di servizio, con il beneficio della conservazione del proprio rapporto di lavoro pubblico o privato. Preciso inoltre che al personale volontario chiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, quello di missione, nonché i compensi inerenti alle eventuali prestazioni di lavoro straordinario, con versamento da parte dell'amministrazione della relativa contribuzione presso l'INPS. Pertanto, i contributi versati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti confluiscono e incrementano, attraverso l'istituto del cumulo e della ricongiunzione, il trattamento pensionistico che ciascun volontario percepisce in relazione all'attività lavorativa svolta, conservando il regime previdenziale e assicurativo dell'ultimo datore di lavoro. Tornando ora all'applicabilità al suddetto personale del regime di decorrenza della cosiddetta finestra mobile, va sottolineato come la relativa disciplina previdenziale non sia volta a prevedere un'ulteriore modalità di accesso al pensionamento, bensì a differire la cessazione del rapporto di lavoro all'atto della maturazione del requisito contributivo. Tale differimento per i vigili del fuoco volontario viene applicato laddove previsto dalle gestioni previdenziali di appartenenza di ciascun assicurato. In conclusione, sebbene i contributi versati dall'amministrazione concorrano alla prestazione pensionistica finale, sono le gestioni previdenziali di appartenenza di ciascun vigile del fuoco volontario a determinare i requisiti di accesso al pensionamento e l'attribuzione del trattamento pensionistico secondo lo specifico quadro normativo di riferimento.